via spiaggia a Stazzo non si presenta nelle migliori condizioni, presenti situazioni di possibile pericolo per i pedoni. Un vero e proprio terremoto politico a Zafferana, si dimettono 9 consiglieri, consiglio comunale azzerato, arriverà un commissario. Calcio, in casa Cireale si apre una settimana che potrebbe risultare decisiva sul fronte societario. Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di TG Reporter. Avete appena sentito i titoli principali che tratteremo all'interno del nostro telegiornale, ma ci occuperemo anche della struttura sportiva polivalente di ACI San Filippo. Si riaccende infatti la possibilità di completarle e allo stesso tempo di rivalutarle. Tutto questo grazie al rifinanziamento del nuovo piano triennale annunciato dal CONI. E poi alla Misericordia di ACI Reale questa sera sarà inaugurato il centro di formazione sanitaria. Obiettivo: incrementare la crescita degli operatori. E sempre ad ACI Reale festa d'autunno questa mattina presso la Fondazione Pennisi Alessi. Fondi raccolti che saranno utilizzati per dei lavori necessari all'edificio. Andiamo dunque a Stazzo per andare a vedere le condizioni in cui versa il lungomare di via Spiaggia. Condizioni poco consone, ringhiere di fatti fatiscenti e verde pubblico. Queste le note più dolenti, sentiamo meglio nel servizio. Stazzo chiede attenzione per quanto riguarda soprattutto le attuali condizioni del lungomare di via Spiaggia che, soprattutto in questi fine settimana di novembre, dalle temperature gradevoli, accoglie ancora tante persone che vi trascorrono ore serene. Eppure lo scenario che si presenta non è dei migliori in quanto nel primo tratto la staccionata in legno che costeggia il marciapiede è fortemente degradata, tanto da essere persino pericolosa, visto che evidenzia segni tangibili di cedimento, oltre poi a spuntoni metallici che fuoriescono dal legname. Non va certo meglio per quanto concerne le ringhiere metalliche che delimitano un ulteriore tratto del lungomare. Anche in questo caso alcuni pezzi, attaccati pesantemente dalla ruggine, sono persino saltati, mentre tutto il resto meriterebbe di essere sottoposto alla dovuta manutenzione, assente da diverso tempo. Ma non è ancora finita, in quanto il verde pubblico, nello specifico in particolare per le palme ivi esistenti, fa denotare l'assenza di un minimo di cura, visto che si osserva l'accumulo di diversi rami ormai secchi che dovrebbero essere rimossi dalle piante, anche perché potrebbero cadere al suolo, peggio se su qualche passante. Scoperta una guida abusiva, mancante cioè delle previste autorizzazioni e abilitazioni dei militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. Tutto questo nell'ambito delle attività di perlustrazione in alta quota condotte per garantire la sicurezza degli escursionisti che accedono alle zone sommitali dell'Etna. La guida abusiva stava accompagnando verso la vetta del vulcano un gruppo di 15 turisti. L'escursione del gruppo, individuato ad oltre 3.000 metri di altitudine nel territorio del comune di Maletto, è stata subito interrotta dai finanzieri che hanno provveduto a scortare le persone fino alle quote di sicurezza previste dalle ordinanze emesse dai competenti enti locali. Per la guida abusiva è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di esercizio abusivo della professione, nonché per inottemperanza alle ordinanze che vietano l'accesso alle aree sommitali del vulcano alle persone non abilitate né autorizzate. E dobbiamo registrare ancora un drammatico incidente ieri pomeriggio lungo la A18 Catania-Messina, questa volta difatti nel tratto tra ACI Reale e Catania, non lontano dall'area di servizio di ACI Sant'Antonio in direzione ACI Reale. In collisione una Fiat Punto e una BMW Z3 che ha provocato diversi feriti, alcuni dei quali rimasti intrappolati tra le lamiere dell'auto. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato in un terreno attiguo alla sede autostradale per poi spostarsi sulla sede autostradale dove ha trasbordato il ferito più grave, un 73enne residente a Giare. Il velivolo ha poi raggiunto l'ospedale Cannizzaro di Catania. Sport e periferia, cambiamo argomento. Un finanziamento del nuovo piano triennale annunciato dalla CONI riapre difatti la possibilità per il completamento della struttura polivalente di ACI San Filippo. A tal proposito i consiglieri di opposizione e due della maggioranza hanno presentato una mozione. Sentiamo.
Una preziosa occasione per il completamento della struttura polivalente di ACI San Filippo. Il rifinanziamento del fondo del nuovo piano pluriennale per il triennio 2018-2020 annunciato dal CONI riapre infatti la possibilità di realizzare, rigenerare o completare gli impianti sportivi situati in aree svantaggiate e zone periferiche e urbane grazie a 100 milioni di euro previsti nel piano sport e periferie. A tal proposito è stata protocollata una mozione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale di ACI Catena, firmata dai consiglieri di opposizione Francesco Petrelia, Salvo Finocchiaro, Francesco Giannetto, Davide Quattrocchi, Angela Marano, Giuseppe Murabito e da due consiglieri di maggioranza, Giuseppe Sorbello e Rosario Sorbello. Da circa 10 anni la struttura è in attesa di essere completata con degli interventi strutturali che ne consentano la piena fruizione. Si tratta della copertura delle tribune e della realizzazione dell'impianto di illuminazione. Nel 2011, scrivono i consiglieri, il comune di ACI Catena ha provveduto a dotarsi del progetto di completamento dell'impianto sportivo, ottenendo per lo stesso i pareri positivi di tutti gli enti preposti, CONI compreso, e considerato che la struttura è l'unica del nostro territorio comunale ad avere i requisiti previsti dal bando in scadenza il 15 dicembre 2017, sarebbe un peccato, concludono, sprecare l'opportunità di completare la struttura che svolge un compito strategico per avvicinare i ragazzi allo sport, riducendo i rischi di devianza e di emarginazione sociale. L'amministrazione, precisa l'assessore allo sport, Angelo Russo, in tempi non sospetti ha già intravisto l'opportunità di partecipare al bando, dando mandato all'ufficio lavori pubblici di redare uno o più progetti finanziabili. Pertanto, fermo restando la legittima opportunità di iniziativa politica, se i consiglieri firmatari avessero interloquito con l'amministrazione, si sarebbero resi conto che tale mozione era già superata. Rassicuriamo inoltre che uno dei due progetti riguarderà la struttura denominata polivalente. Chiudiamo questa prima parte del nostro giornale, dopo la pausa le altre notizie. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad ACI Reale, Concept Store in Corso Italia 122, ad ACI Catena in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Il centro analisi SAIM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21 a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. Siamo a vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Dal centesimo è tutto a 30, 50 e 75 centesimi. Il centesimo, ogni giorno un gran risparmio. Formaggio duro Grandi a 50 centesimi letto. Prosciutto cotto Galbani, fetta golosa a 75 centesimi letto. Mozzarella nonna Tita da 100 grammi a 30 centesimi. Sì, nei supermercati il centesimo. Per un mese trovi offerte strepitose a 30, 50 e 75 centesimi. Corri a scegliere le tue. Il centesimo, ad ACI Reale, in via Mandorle 24. È tempo di novità! Ad ACI Catena per i più piccoli ha aperto OVS Kids, dove c'è un mondo coloratissimo di abbigliamento con le grandi promozioni. Dal corredo 00 ai 14 anni, tutto ciò che cerchi. OVS Kids, nuova apertura ad ACI Catena in via Vittorio Emanuele 1416. OVS Kids, mi piace! Concessionario Michele Messina, via del Santuario 4, ACI Reale. Telefono 328 222 4441.
seconda parte del nostro telegiornale, ben ritrovati. Ci spostiamo a Zafferano, un vero e proprio terremoto politico, in quanto si sono dimessi i consiglieri del gruppo di maggioranza zafferana in comune a sostegno del sindaco Alfio Russo. Consiglio comunale dunque azzerato, si attende adesso la nomina del commissario straordinario. Sentiamo. Un vero e proprio terremoto politico a Zafferana dopo 3 anni e mezzo dalle elezioni amministrative che avevano riconfermato sindaco Alfio Russo ed eletto i consiglieri dell'unica lista in competizione. Si sono dimessi i 9 consiglieri del gruppo Zafferana Comune ed è decaduto l'intero consiglio comunale. Dei 15 consiglieri eletti, 2 si erano dimessi per assumere l'incarico di assessori. Erano rimasti in 13, nessuna opposizione. Lo scorso mese di luglio gli stessi consiglieri avevano approvato una mozione di revoca con cui avevano deciso di destituire il presidente del Consiglio, Salvatore Sapuppo, eleggendo al suo posto il professor Ignazio Coco. Ma Sapuppo aveva presentato ricorso al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, e a settembre i giudici amministrativi gli avevano dato ragione, reintegrandolo al suo posto. Con grande rammarico rassegniamo le dimissioni irrevocabili dalla carica ricoperta in seno al civico consesso, scrivono in una nota i 9 consiglieri Sergio Alampo, Rosaria Barbagallo, Maria Bonaiuto, Ignazio Coco, Chiara Guglielmino, Vera Leonardi, Carmelo Torrisi, Graziella Torrisi e Vincenzo Torpea. Graziella Torrisi e Vincenzo Torpea, nella loro doppia veste di consiglieri ed assessori, lasciano il consiglio ma continueranno a far parte della giunta che permane insieme al sindaco. Al posto del consiglio dovrà essere nominato un commissario da parte del nuovo assessore regionale agli enti locali. Fin dall'inizio del mandato, scrivono i consiglieri dimissionari, questo consiglio aveva unanimemente stabilito un avvicendamento nella carica della presidenza del civico consesso. Ma scaduti i 2 anni e mezzo, Salvatore Sapuppo non si è dimesso spontaneamente. Quindi continuano i consiglieri del gruppo Zafferana in Comune. Con grande stupore, incredulità e sbalordimento abbiamo dovuto prendere atto dell'intento sempre più chiaro e manifesto del Sapuppo, il quale, adducendo motivazioni quanto mai risibili, rinviava di settimana in settimana la presentazione delle proprie dimissioni dalla carica. Stanchi dei continui rinvii, ci siamo visti costretti a presentare una mozione di revoca nei suoi confronti. Dalla mozione di revoca a Sapuppo però è nato anche un gruppo di opposizione che si è staccato dalla maggioranza. Altri 3 consiglieri comunali, infatti Angela Di Bella, Alfio Nicotra e Pippo Privitera, hanno sostenuto Sapuppo ed è nato così un nuovo gruppo consiliare dal nome tutto da interpretare, Zafferana che vogliamo, adesso l'azzeramento del consiglio. Il sindaco Alfio Russo dal suo canto prende atto e rispetta la decisione dei consiglieri comunali del gruppo Zafferana in Comune che, afferma il primo cittadino, dimostrano ancora una volta grandissima maturità e serietà. Un gesto così forte e deciso rappresenta l'epilogo della spinosa e penosa vicenda del presidente del consiglio comunale Sapuppo che, tradendo il patto con l'intero gruppo, non ha rispettato gli accordi. I consiglieri dimissionari non si sentono rappresentati da Sapuppo e, dopo la sua revoca, hanno insistito sulla decisione di non essere rappresentati da chi antepone protagonismi e aspirazioni personali all'interesse della comunità. Il progetto di Zafferana in Comune continua con più forza, energia e unità di intenti per l'attuazione e il completamento del programma politico-amministrativo presentato alla cittadinanza. Pubblicato sul sito del Comune di Acireale il bando pubblico per la selezione a mezzo delle organizzazioni di volontariato delle guardie comunali volontarie ambientali. Il termine per la presentazione delle domande è entro il 6 dicembre 2017 alle ore 12. Dopo l'approvazione in consiglio del regolamento per l'istituzione della figura di guardia ambientale comunale volontaria volta a implementare l'azione volontaria di contrasto all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, si procederà con l'espletamento delle dovute formalità e poi questa nuova figura entrerà in azione. La figura dell'ispettore ambientale è presente in quasi tutte le realtà comunali d'Italia perché il fenomeno ambientale e le conseguenze che ne derivano sono particolarmente sentite. Limitati comunque i poteri di accertamento, le guardie ambientali volontarie comunali avranno un potere di accertamento proprio diretto, ma dovranno segnalare e documentare gli illeciti riscontrati al comando di polizia municipale che, fatte le opportune verifiche, trasformerà i verbali di segnalazione dei volontari in verbali di accertamento che verranno notificate al cittadino.
Nasce ad Acireale il Centro di Formazione Sanitaria della Misericordia. La struttura difatti sarà inaugurata questa sera da parte del Vescovo Raspanti. Nasce ad Acireale il nuovo Centro di Formazione Sanitaria. L'iniziativa si tiene nei locali di via Paolo Vasta 180 della Misericordia ed è promossa dal citato sodalizio. Il programma prevede alle 18 il rito della messa nella Chiesa Sacro Cuore, celebrata dal Vescovo Monsignor Antonino Raspanti, unitamente al correttore Don Orazio Greco, e a seguire alle 19.45 la benedizione e l'inaugurazione del centro da parte del presule, che vede come responsabile il dottor Carlo Luca. A fare gli onori di casa il dottor Sebastiano Leonardi, presidente della Misericordia, e l'avvocato Gabriele Sorace, quest'ultimo nella qualità di presidente del gruppo Donatori Sangue Fratres. Il centro di formazione intende diventare, nell'ambito dei numerosi servizi rivolti alla collettività, il fiore all'occhiello della fraternita, che continuerà così a formarsi e formare chi volesse intraprendere l'esperienza del volontariato nella grande famiglia della Misericordia. La presenza del Vescovo è significativa in quanto la Misericordia è una costola della Chiesa e opera attraverso i suoi insegnamenti. La Misericordia da Acireale è nata l'8 maggio 1979, quando 38 cittadini acesi diedero vita alla fraternita, usufruendo dei locali messi a disposizione da sempre dal Monastero della Visitazione, attiguo alla Chiesa del Sacro Cuore. Il sodalizio dispone attualmente di 3 ambulanze, un pulmino, un ambulatorio mobile e comprende numerosi volontari che quotidianamente si pongono al servizio dei bisogni del prossimo. Accoglienza sostenibile a Lampedusa, questo è il tema del seminario svoltosi ad Acireale pochi giorni fa, promosso dall'Associazione Ingegneri Architetti Acesi. Il tema dell'accoglienza sostenibile a Lampedusa è stato l'argomento promosso dall'Associazione Ingegneri Architetti Acesi, presieduta da Maria Grazia Leonardi. Si è trattato di un seminario svoltosi pochi giorni fa nei locali del comune di Acireale, a cui hanno preso parte architetti, ingegneri e non solo. Tema centrale dell'incontro, come detto, l'accoglienza sostenibile a Lampedusa e gli esiti dell'attività di ricerca svolta da studenti, ricercatori e altre figure professionali per la formulazione di ipotesi progettuali a dimostrazione della possibilità di intersecazione tra aspetto urbanistico e aspetto sociale, due realtà che si trovano ad interagire molto spesso. Il gruppo di studio si è ritrovato a Lampedusa ad interagire con gli immigrati, con gli assistenti sociali e tutte quelle figure che ogni giorno si interfacciano con i centri di accoglienza a Lampedusa. A presenziare l'incontro sono stati Carlo Colloca, professore all'Università degli Studi di Catania e capoguida del gruppo di studi, e gli architetti Gabriella Seminara e Marina Passero, i quali hanno mostrato ai presenti i risultati delle analisi svolte sotto diversi punti di vista, da quello demografico a quello turistico. Tra gli obiettivi di questa attività c'è certamente la volontà di far conoscere a tutti l'esperienza vissuta, una realtà molto vicina a noi, ma soprattutto la speranza di poter progettare un'accoglienza sostenibile creando un modello applicabile ad altri simili contesti. Ricorre domani ad Acireale nella chiesa San Rocco la memoria mensile di Santa Rita. Alle 18 è prevista la recita del Rosario, a seguire alle 18.30 la celebrazione della Santa Messa. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco. Ci sono regali che creano un legame speciale. Realizza regali unici e originali con le tue immagini più belle e donerai a chi ami un'emozione davvero indimenticabile. Porta le tue foto in negozio, al resto pensiamo noi. Tomarchi Ottica e Fotografia ad Acireale in Corso Italia 18 A e B. Foto sì. Stampa le tue emozioni. Unicar. E perché? Perché un'esposizione grande così è Unicar. Perché trovi auto e furgoni nuovi e usati, a chilometri zero, aziendali, con tantissime occasioni. Perché ti fanno il finanziamento anche senza busta paga e ti consegnano l'auto revisionata e garantita per 36 mesi. Perché anche se l'auto non la compri, te la danno lo stesso. Te la regalano? No, te la noleggiano a breve e lungo termine a prezzi economicissimi. Unicar, di Francesco Carcione. Mega esposizione multibrand con oltre 300 auto e furgoni ad ACI Sant'Antonio in via Giacomo Matteotti 107-111, a 5 minuti dal casello autostradale di Acireale. Per info 095 22 65 747. Il piacere di guidare.
bella fresca e nostrana da Reidani. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure, genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Vesti il tuo letto con le trapunte e le lenzuola Pascià. Scatena la fantasia per le tue notti bollenti. Mille sfumature di spugna colorata Pascià per un bagno fumante. Accendi l'allegria con i coordinati Pascià per una cucina irresistibile. Nuove tonalità di copridivani per un salotto che ti avvolge di tepore. Pascià veste la tua casa con tantissimi articoli in promozione. Approfittane! Biancheria e complementi per la casa, pigiameria per tutta la famiglia, intimo e pantofole. Pascià, via Dottor Oreste Scionti 48, ultima traversa di Corso Umberto a Cireale. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve. Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi. Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue a Cireale Fratres vi invita alla donazione. Domenica 26 novembre, presso la sede di via Paolo Vasta 180 a Cireale, dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Riprendiamo il nostro giornale con le altre notizie. Festa d'autunno questa mattina presso la Fondazione Pennisi Alessi, un'iniziativa tra il divertimento e la solidarietà con la raccolta fondi per i lavori dell'edificio. Sentiamo. Un momento di festa che vede insieme bambini, genitori e insegnanti. Come ormai da tradizione, alla Fondazione Pennisi Alessi si è salutato l'autunno con una festa che, grazie alle favorevoli condizioni meteo, si è svolto questa mattina nel cortile dell'istituto, dopo i lavori delle scorse settimane. Sapori e tradizioni da far conoscere ai più piccoli, come il far vedere le fasi di preparazione della pasta fatta in casa, oppure la mostarda della comunità Madonna del Carmine, poi castagne, pane condito, salsiccia cotta alla brace, dolci fatti in casa e altro. Una piccola sagra, insomma, che fa vivere ai bambini la scuola per qualche ora in maniera ludica, mentre per gli insegnanti questo rappresenta anche un modo per raccogliere fondi da poter impiegare i lavori di ristrutturazione necessari all'edificio. È una festa che noi intanto facciamo da almeno 10 o 15 anni, dopodiché il motivo fondamentale è quello di stare bene insieme, è un progetto anche d'istituto il nostro, e quindi la festa d'autunno è un motivo in più per, diciamo, mettere insieme tutte queste persone, ma genitori, bambini. I genitori tra le altre cose hanno collaborato moltissimo e alla grande come sempre. Se non ci fosse il loro aiuto, chiaramente noi non avremmo potuto fare da 10 anni o 15, come dicevo prima, da questa parte questa festa. La festa ogni anno vede la partecipazione di una rappresentanza dei lavoratori IPAB Oasi Cristo Re, con i quali è in programma un'altra iniziativa nel periodo natalizio. La loro presenza è sempre presenza fisica, ma anche nei nostri cuori, e non solo per la festa d'autunno ma per tutte le altre attività che facciamo, come ad esempio quella del Natale. Noi dedichiamo 3 giorni a questi ospiti dell'Oasi Cristo Re, e credetemi, anche per i bambini è un qualcosa di indimenticabile, un qualcosa che li aiuta anche a crescere, secondo noi. Il calcio, una settimana questa che potrebbe risultare decisiva sul fronte societario per la Cireale. Sentiamo il servizio.
Brucia ancora in casa Cireale il pareggio contro la Nocerina e il modo in cui è arrivato, ma squadra e giocatori devono mettersi alle spalle l'amarezza e pensare a portare punti la prossima domenica dal difficile campo di un Paceco sempre più invischiato nella lotta per la salvezza. Sarà un'altra battaglia, ma la squadra ha tanta rabbia da trasformare in determinazione. In prima fila a guidare la riscossa ci sarà, come sempre, Capitan Cocimano. Ingenuità da parte nostra, è una al limite dell'area, una dentro area, forse già dopo il 2-0 eravamo convinti di portare tre punti a casa. Purtroppo la Serie D è così, se non stai sveglio tutte 100 minuti non porti tre punti a casa, ma poi rischiamo pure di perdere queste partite. Teniamo il fatto che non siamo stati concentrati tutte 90 minuti. Questa è una pecca che magari ci portiamo da un po' di tempo. Che la squadra è buona, è ottima, nei 90 minuti costruiamo un sacco di palle gol, facciamo gol e poi ci facciamo male da soli. Siamo un po' stanchi, non voglio dare le colpe che ci sono al di fuori del campo, però vuoi non vuoi, inconsciamente tante volte te li porti. No, ci pensi durante la partita, io ti ripeto, inconsciamente può anche capitare. Non è un alibi, perché noi cerchiamo di combattere fino al 90°. Non abbiamo trovato il gol come le altre volte, è andata così. Domenica a Paceco noi andiamo lì per cercare di portare tre punti a casa, perché noi abbiamo la squadra per giocarcelo ovunque, sia dentro che fuori. Questo è quello che faremo a Paceco. Cercheremo di tornare con i tre punti da Paceco per riportare l'entusiasmo che c'era fino a questa partita, perché lo stadio l'abbiamo visto bello pieno e per noi è una marcia in più. Intanto la settimana potrebbe essere decisiva anche sul fronte societario. Gli interessamenti ne arrivano, bisogna anche valutarli, perché la preoccupazione è poi di avere una società che fra 3, 4, 5, 6 mesi abbia gli stessi problemi. Quindi occorre stabilità, insomma. Sì, occorre assolutamente stabilità. Questa si ha solo se si crea una società solida, solo se si crea un gruppo, solo se si lavora al settore giovanile, che è quello che già stiamo facendo, stanno facendo, la società sta facendo. Nella speranza, ripeto, che ci sia un imprenditore, oltre chiaramente alla città che già in questi giorni ha fatto tanto, e speriamo, anzi colgo l'occasione per dire insomma agli imprenditori locali di anche loro dare un contributo a questa causa, perché poi alla fine non è solamente una squadra di calcio, la Cireale, la squadra gira in tutta Italia, porta il nome della città, quindi speriamo appunto che ci sia anche questo apporto e questo supporto da parte di qualche imprenditore locale. Imprenditore locale che andrebbe, diciamo, a braccetto, a supporto con gli imprenditori interessati. Imprenditori interessati, ritengo che questo si possa fare, sia possibile farlo, ripeto, nei limiti delle disponibilità. Occorre una risposta anche da parte della città, i tifosi, insomma i cittadini, la gente comune era presente allo stadio in tanti, di questo ne siamo contenti, però occorre creare una struttura stabile, una società stabile con l'apporto e il supporto di tutti. Queste dunque le dichiarazioni da parte del sindaco Barbagallo in merito alla condizione della Cireale Calcio, con ulteriori sviluppi che daremo nel corso delle edizioni. Ma qui chiudiamo questo nostro telegiornale come di consueto con le previsioni meteo per la giornata di domani. Spazio al mattino, lasciando spazio al cielo sereno per il resto della giornata, temperature lieve rialzo sia nei valori minimi 13 gradi che in quelli massimi 19 gradi, venti deboli, mari poco mossi. L'appuntamento con l'informazione di TG Reporter ritorna domani alle 13.40. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook e Tenespresso Channel / TG Reporter. Grazie per averci seguito.